Project is a no-profit foundation about visual art and photography. If you want to help us, just drop a donation on buymeacoffee.com/berlinexplorer. Benvenuti a questa nuova puntata di 15 minuti di esperienza, questa volta in italiano con Mario Battaglia. E qua è una battaglia, sicuramente. Mario, benvenuto. Ciao, mi fa molto piacere averti qui. Grazie a te per l'invito. Allora, da come ben sai, ti chiedo di introdurti un poco in modo tale che le persone che non ti conoscono, ma anche quelle che ti conoscono, possano approcciare un poco di più a chi sei, che persona sei, non solo a livello fotografico, diciamo dove sei, capito, eccetera, eccetera, e poi andiamo un po' più a fondo insieme. Ok, niente, va bene. Io nasco fotograficamente, prendo uno studio, anzi il primo studio di fotografia pubblicitaria in Calabria, a Cosenza, dopo aver essere stato appresso un po' di fotografi su a Milano e tutto il resto, ho avviato questo studio nel lontano 98, se non sbaglio, mandato avanti per 11-12 anni ininterrottamente, pure perché il mercato non presentava molta concorrenza, di conseguenza ci riuscivamo ad accaparrarci bei clienti senza tanti problemi. Poi in seguito varie vicissitudini private, non sto più ovviamente a raccontare, ho cambiato completamente mestiere, però ho mantenuto lo studio per un periodo, diciamo, da supervisionavo chi lavorava all'interno dello studio, poi a poco me ne sono allontanato, ho continuato con un'altra professione, però la fotografia, cioè, è sempre rimasta, perché non è una professione, appunto, è una passione. Poi cioè, in seguito mi sono sposato, cose varie, ho abbandonato la fotografia, cosa stranissima. Nel 2016, invece, ho riscoperto la mia vecchia Spectra, una Polaroid. Ho cominciato a cercare le pellicole, poi mi sono imbattuto con l'Impossible, con il sito Polaroider italiano e tutto il resto, e ho ricominciato a fotografare, stranamente, spendendo una marea di soldi, lasciamo stare. Pure perché il mio impatto con la Polaroid era in studio con le pile a parte per fare la prova delle esposizioni, finiva lì, la utilizzavo, sì, certo, ma per puro divertimento, poi il prezzo è sempre stato alquanto esoso, una volta il digitale non c'era, si scattava con l'astre 1318, 1824, le Polaroid pure grosse costavano un occhio della testa e di conseguenza, diciamo, ci giocavo, ma fino a un certo punto, ecco. Diciamo che sei partito poi alla ribalta, dal 2016 in poi sei ritornato a fare fotografie e hai detto vabbè, mo facciamo una cosa, recupero tutti i soldi che non ho speso finora utilizzando solo Polaroid. Sì, praticamente ho messo da parte tutte le digitali che avevo, anzi veramente non le uso proprio più, tranne una piccola Fuji X, queste nuove che l'avevo presa perché era compatta, 35 ottica fissa, sì. Mi piaceva, mi divertiva. L'ho presa, ma la tengo come soprammobile. diciamo che sta là. Vabbè, penso che poi per, fra l'altro, in digitale scatti di più sicuramente col telefono per i momenti privati, momenti, capito? Cioè, come tutti noi, diciamo, utilizzi il digitale, ovviamente per la tua vita privata, come per uno scatto fortuito al momento, quando non hai una camera in mano. È interessante questa cosa che sei passato alla Polaroid e che ti esprimi con la Polaroid, questo è interessante. Io ho tornato completamente, oddio, mi piace ancora scattare col banco ottico, quindi 10-12, ho ancora rimanenze di magazzino, come le chiamo io, e mi piace utilizzare, anche se sono scadute, mi diverto. Meglio ancora, a volte, capito, riesci a produrre qualcosa di sperimentale, più interessante, di divertirti anche tu in maniera differente, di produrre comunque qualcosa di diverso
da quello che c'è classico in giro. Secondo me questa è la parte interessante. Sicuramente dalle fotografie si percepisce che comunque fai comunque un lavoro fotografico che è basato molto più sullo sperimentale, quindi molto più sul sorprendere te stesso, soprattutto nella composizione, non solo nella composizione dello scatto, ma soprattutto nella composizione della selezione, della presentazione delle fotografie, almeno da quello che ho visto un poco, diciamo, ricercandoti. Sarei proprio curioso di andare a guardare le fotografie che facevi nel 98. Ti ricordo che nel 98 erano più fotografie, cioè erano la maggior parte still life, parliamoci chiaro, lavoravo molto in studio, poi io mi sono molto, come si chiama, ero estremamente ispirato alla fotografia degli anni 80, quindi giocare molto con le luci, tutto in studio. Questo mi ha penalizzato. Perché mi ha penalizzato? Perché ho un rapporto strano invece con l'essere umano, con il soggetto umano. Piacerebbe che fosse un po' più malleabile, ecco, vorrei maltrattarlo di più, tra virgolette, però non ci riesco. Questo, guarda, sono d'accordo con te, perché ho perso, per esempio, io negli anni ho perso l'interesse per il soggetto umano. Oggi, diciamo, dopo un bel po' di tempo mi sono rimesso a fotografare persone, ma in generale mi scoccia se fare fotografie con le persone. Dipende, cerco più le storie. Se riesco ad entrare in una storia particolare, per Perfetto, me più, cioè, i soggetti belli sono quelli più brutti, cioè, sì, mettiamola così, quelli più brutti nel senso, da un punto di vista, quelli più interessanti, più curiosi, dove posso andare a ricercare qualcosa di più particolare all'interno delle loro storie vere. Quindi aspetto, vado più, diciamo, la maggior parte degli appuntamenti che faccio dico, vabbè, incontriamoci, prendiamoci un caffè, una birra, vediamo, poi se escono le fotografie bene, se non escono bene. sì, come dice la mia compagna, diciamo pure un po' musa, tra virgolette, dice, ah, mi vuoi sempre fotografare quando sono brutta. No, i difetti sono le volte più belle di te, sono quelle che rendono te la vera persona che sei, quindi. Così, alla fine è sempre così, cioè trovare, diciamo, i momenti giusti anche di connessione, no? È interessante, poi c'è tutto questo, una bella serie di fotografie in Polaroid, quindi non so immaginare quanto tu abbia speso in Polaroid, ma al di là di questo, come le archivi? Questa è la mia domanda Allora, come le archivi? principale. La cosa più complicata archiviare, perché quando si scattava con 35 mm diapositive, Anche là è un casino, anche se prendono meno spazio. ecco, bravo, occupavano meno spazio, si deterioravano di meno. Perché alla fine un negativo, se lo riesci a conservare nella sua velina e tutto il resto, in una zona non troppo umida, con tutto ciò che ci concerne nella conservazione, resiste. Io ho tutti i miei scatti conservati. La Polaroid, oltre a occupare spazio, quando ho cominciato a scattare con le Polaroid, chiamiamole familiari, ecco, tra virgolette, con l'Epilapart e altro, erano le Impossible. Praticamente. Impossible mi scomparivano, letteralmente l'immagine scompariva. Ho avuto un po' di problemi. Alcune mi piacciono tuttora, anzi, col fatto che si sono deteriorate, secondo me hanno acquisito un fascino maggiore. Come si chiama? Però la conservazione, quindi sali di silicio per ogni scatola, a parte quello, poi valle a dividere per soggetto architettura, paesaggio, poi c'ho l'abstract che per me, diciamo, ci metto tanta roba dentro. Ok, sì, e qui, cioè, fai anche delle immersioni, no? Di colore, cioè, nel senso che comunque fai sicuramente delle chimiche o comunque degli esperimenti di chimica, no? Adorato la Polaroid perché non è soltanto per i miei gusti di fotografia. Io ho sempre reputato il fotografo un po' un artigiano. Io dico, devo toccarle, devo poter manipolare l'immagine, come quando uno stampa ha la possibilità di mettere le mani nello sviluppo, nel fissaggio. Quella è la parte bella della fotografia per i miei gusti. Con la Polaroid, ti permette di esprimere in maniera diversa. Quindi non si ferma al semplice scatto, a parte il fatto che devi avere fortuna e sfortuna, pure a seconda come le conservi, temperatura ambiente, luce e tutto il resto. Cioè, un margine di fortuna, diciamo, buon del 70% con la Polaroid, lasciamo stare. Però poi hai la possibilità di manipolarle. E quella è la cosa più bella, secondo me, della Polaroid.
Sì, sicuramente, cioè, soprattutto a me è piaciuto molto lavorare il lift off e quindi poi giocare un po', diciamo, con stesso la pellicola che poi, come ben sai, nell'acqua incomincia a cartocciarsi in sé e quindi diventa complesso da... Goduria, perché praticamente quando ti trovi il positivo in mano, quando trovi proprio quella cosina schifosa, diciamocelo pure, avere il positivo in mano è proprio, credo che sia il non plus ultra per un fotografo, avere la fotografia della Sì. sua. Interessantissimo, infatti interessantissimo. Sono riuscito a farlo anche, diciamo, in digitale, sotto certi punti di vista, sperimentare nella stampa digitale o comunque sperimentazione su stampe differenti, tipologie di stampe differenti, però cioè, in generale, ecco, devo dire io, almeno di mio, mi diverte un po' tutto. In generale non ho preferenze, analogico, digitale, Polaroid, 110, ho delle macchine, delle camere che sono così piccole, dell'AFO 110, a parte che non riesco nemmeno a trovare chi me le sviluppa, figurati. Cioè, quindi utilizzo di tutto, qualunque cosa mi passa per le mani lo utilizzo. Infatti qua a Berlino poi sono uscito pazzo, mi sono comprato, ma non lo so, forse 300 camere in un mese. Quale trovi? Cioè, qua ci sta questa cosa che te le regalano, quindi ti metti su eBay, c'è tutti gli annunci di eBay dove ti regalano l'impossibile. Ho trovato pacchi di, per dirti, un intero studio fotografico di vecchia data, degli anni 70, cioè sti scatoloni, tutto regalato. L'unica cosa dovevo pagare la spedizione, 5 € di spedizione, ho a casa Libero pacchi e pacchi di interi studi fotografici, di interi studi di sviluppo, cioè camere di qualunque tipologia, di anno e di tipologia. E ho cominciato a collezionare, tipo per esempio, 7 Olympus Zoom, Super Zoom, 7, cioè tutti uguali, no? La maggior parte io uso molto l'SX70, e tutte le SX70 che ho acquistato, l'ho presa quasi, cioè un buon 30% che viene dalla Germania. Poi ho preso la Mint per il fatto dei tempi, volevo un po' provarla, che ora è diventata quella più comoda per il fatto del doppio utilizzo della pellicola. Quindi senza il filtro ND posso usare sia le 600 che l'SX70, e quindi diciamo quella che mi porto più dietro, però ho penso 9 o 10 SX70, e ognuna di loro ha la sua personalità. Questo è l'altro fattore Polaroid, perché hanno delle aberrazioni, dei piccoli difetti, infiltrazioni di luce, poi sono macchine vecchie. Quindi, poche, io di vero non me ne sono fatta sistemare nessuna, sono tutte originali. Sì. Ho No, io comprato. pure utilizzo, diciamo, le macchine anche con qualche difetto in più, no? Perché poi magari ti rendono uniche le foto. Certo. Non solo le infiltrazioni di luce, ma anche a volte il fatto che ci sono alcune macchine che non riescono a andare avanti con le pellicole, no? Sì. Te la distruggono in una maniera o l'altra, quindi ti può andare anche di merda e perdi tutto. Capitato. Però a volte è capitato che hanno distrutto determinate parti dove poi hanno acquisito qualcosa di buono nella stampa. Vabbè, capita. Al di là di questa cosa che ti volevo chiedere, vabbè, ti farei una serie di domande, ma no, dato che 15 minuti di esperienza diventerebbe 150 minuti di esperienza, al di là del fatto, vabbè, sono stato a Cosenza anni fa, è parecchio tempo che proprio in Italia non ci sto, quindi sono proprio curioso di sapere quali sono le fotografie che facevi in passato, perché poi immagino di vedere Cosenza del passato. Guarda, Sarebbe su interessante. Cosenza, tutto in 35 mm con la mia prima Nikon, la F2, mi sono fatto tutto il centro storico, quindi completamente, erano oltre 1200 scatti. Poi il mio ex socio ha fatto pure una pubblicazione, sono usciti, sono stati stampati, si è stata fatta una mostra però su Cosenza. Poi altra tipologia di scatti che facevo, vabbè, sempre soliti, un po' niente, nudi in studio, Nudi, ma sempre in studio. Sì, lavoravo parecchio in studio, ecco, mi ero creato la mia tana, chiamiamola così. sì, avendo lo studio, poi ovviamente lo sfrutti, e questo Sì, è il poi mi ero fatto un bellissimo studio, oltre 120 metri quadrati di sala posa, avevo tutto. Le luci Elinchrom ovunque, me l'ero attrezzato poi in varie zone, quindi E poi ovviamente ora mi parte la domanda, scusami, che lavoro fai oggi?
Ora sono funzionario al Parco Nazionale dell'Asino. Ok, quindi cioè, alla fine ti sei allontanato, diciamo, dalla parte professionale della fotografia, e secondo me comunque è stata una cosa, un passo giusto in un certo senso, perché comunque ti ha portato molto più vicino alla fotografia, perché Guarda, è ho ritornata a essere predominante la fotografia. Quando c'hai un'attività devi pensare ovviamente alla parte commerciale, devi pensare che quell'attività ti deve far vivere a te, alla tua famiglia. non è più una passione, diventa un casino, cioè. Perfetto, è pure un lavoro. Di conseguenza, magari dopo un'intera giornata passata in studio, non avevi tanta voglia di starci più, te ne Sì, scappavi, tornavi sì, dalla vabbè, non riesce a famiglia. portare avanti nemmeno per Perfetto. Invece, cambiando professione, mi sono ritrovato di nuovo ad avere la fotografia predominante, cioè, appena stacchi, pensi subito a fare foto. e quindi c'è, dimmi, raccontami, come avviene il tuo approccio, come avviene la magia nella fotografia dalla parte tua, qualcosa che riservi sicuramente per il tempo libero, però come diciamo No, neanche viene tanto tempo l'approccio? libero perché, a parte il fatto che ho sempre questa benedetta SX70 nello zainetto, infatti è tutta ammaccata, poveretta, è lì quella dietro. Io quello che dico, infatti, quello che diciamo, non che dico, che apprezzo della Polaroid, il fatto dell'istante è questo, perché la vita alla fine te la vivi così. E mi piace portarmela dietro e fare foto. Poi magari comincio a pensare a qualche progetto, mi dedico al progetto, quindi lo seguo, scatto determinati soggetti che mi interessano, ma questo poco, pure perché non ho molta costanza. Infatti, la maggior parte delle mie foto dovrebbero essere, cioè, puoi creare un progetto, però partendo dal 2016, che parlando sempre di Polaroid, e prenderle a filoni, cioè quello lì è cominciato, poi magari ancora non l'ho finito, però lo continuo a pensare, ecco, e a mantenerlo in mente sempre. Ovviamente se tu lavori di struttura è così, però cioè, io lavorando ecco, in questo caso da curatore editor e guardando diciamo, solo la galleria di Instagram, ti dico almeno come minimo ci sono stanno quattro progetti, quattro. Sì, no, sono molti Come di più. minimo, come minimo. Sono molti di più. No, dico, capito, cioè, se proprio voglio andare a tagliare fuori un sacco di roba, cioè ci vado a guardare comunque il lavoro in generale, quindi vado a fare una review e ti dico che comunque ci sono tutta una serie di lavori che secondo me sono potrebbero essere finiti, o comunque, cioè, in generale, io credo che i progetti non hanno mai fine, nel senso che Ecco, c'è questo. una fine in realtà, c'è una fine, però la fine non è quando muori, sicuramente, Questo lo dice molto quella è un'altra fine, ma la fine, una fine c'è perché c'è un momento in cui nella nostra vita cambia qualcosa che ci porta totalmente su un altro piano, anche intellettivo, possiamo dire, emozionale, intellettivo, che non riusciamo più a raffigurare, proprio a scattare, non ci viene proprio più di scattare quel magari determinato soggetto che abbiamo seguito per sì, tanti anni. perfetto. Sto passando ora questo periodo. Infatti sto facendo magari più foto, io le chiamo casalinghe, ai miei figli, perché Ci come sta. soggetti sono quelli che adoro di più, ovviamente, che altro. Però mezze idee sono ancora valide per i miei gusti, penso siano ancora valide, vorrei continuare. Ovviamente con i tempi giusti pure. Per questo periodo, il periodo estivo, ho fotografato, diciamo, tra virgolette, poco, per modo di dire, perché è fatto molto caldo. Poi mi sono diviso tra la Calabria e la Sicilia. Temperature dai 40 gradi, era difficile pure portarmi dietro le pellicole. Quindi Oh, sì, ho non so perché non sono più abituato, cioè qua non ci arrivo a 40, però 28 qua fa caldo. Poi un'altra piccola penalità che diciamo, questa è un po' dei fotografi diciamo di giù, anche se non mi considero fotografo ovviamente, è il fatto di stare proprio giù in Calabria. Per la Polaroid tutto il settore, gli altri amici, slash colleghi, chiamiamoli così, sono tutti Nord Italia. Nord Italia, sì, ma riconosco parecchi italiani, Polaroiders, ho avuto a che fare, diciamo, ho avuto un po' di interviste anche in generale
vari, per esempio, avuto Paolo Ferruzzi, Paolo della Paolo, Sala, siamo amici. Con Paolo non ci siamo mai conosciuti, eppure ci salutiamo e tutto il resto. Le prime mostre che facemmo con Alan Marcheselli. Con Alan Marcheselli, perfetto. Con Alan, dice di sì a Paolo perché non sono riuscito a salire, dice Paolo fammici una foto perché giusto per vederla, oh. Quindi restare qui diventa complicato. Un anno con un altro polaroider, chiamiamolo così, Carlo Stella, che pure ho conosciuto su Clubhouse, sì, perfetto, che è di Castrovilla, che siamo qua vicino, abbiamo portato ISO, la manifestazione di Alan, a Cosenza, e ha riscontrato un grande successo, cosa che non, sinceramente non mi aspettavo, pure perché Polaroid, in realtà sì, che il sud Italia è pieno di fotografi e di interessati alla fotografia. Il problema è che poi, ecco, come ben sai, nel sud è arrivare al punto in cui ci si incontra, capito? Certo. Concretizzare la cosa. Poi io dico sempre che il fotografo, perciò adesso non mi considero fotografo, no, è una piccola bestia, diciamo, tende a essere nel vivere nel suo mondo, ecco. Anche in questa è una cosa che poi, infatti, con questo progetto sto cercando, diciamo, di modificare piano piano e di integrare, diciamo, il fatto che oggigiorno io credo che l'unica cosa che faccia la differenza, soprattutto nel campo lavorativo della fotografia in generale, ma anche nel campo documentativo, è lavorare insieme, è lavorare in gruppi a livello, diciamo, di qualunque tipologia di lavoro, lavorare da un punto di vista anche documentario, cioè quindi avere due persone davanti, due persone dietro che fanno il back, e avere tutto un reportage, anche se devi fare un lavoro di business. Io ho fatto dei lavori di clienti di business qua, dove mi portavo i miei assistenti o colleghi, collaboratori, e lo preferisco perché io al cliente posso fornire più visioni della sua persona, più visione del lavoro, più visione della storia. Come si vuol dire, occhi diversi, sì, che portano poi a un solo finale che ovviamente sarà più enciclopedico come prodotto, questo è poco ma sicuro. Rimane il fatto che sarebbe bello, io dico, muoversi a livello culturale, perché diciamo, il settore che più mi interessa, non più quello commerciale della fotografia, quindi dare più spazio alla fotografia e a tutte le sue branche, quindi dalla Polaroid alle altre, insomma. Te la butto lì. È la Instax? Che pensi della Instax? Ci ho provato, le regalo perché per regalare una Polaroid praticamente uccidere economicamente una persona, quindi regalo le Instax, che le reputo ottime macchine, però sono troppo buone, cioè, escono veramente bene. Hai provato a fare un fill off di una Instax? Sì, assolutamente, ci sono pure sul, se non sbaglio, pure su Instagram mio. Ci sono, si accartocciano un po' i lati, è un po' tosta, bisogna utilizzare la colla sua, la colla proprio della Fuji, non con la scheda Instax, scusami, no, l'ho fatto con le Fuji FP. No, con le Fuji FP sicuramente, ma con la Instax è... No, non l'ho mai acquistata. Acquistata e regalata, questo sì, ma quindi non l'ho mai utilizzata, sinceramente. Instax XX è un po' particolare. Devo dire la verità, guarda, la utilizzo, a me l'ho comprata anni fa, 10 anni fa, la macchina Instax. In Italia mai usata, forse un rullino, mai più usata. L'ho portata qua, la mia ragazza e il bambino la utilizzano tantissimo. Tantissimo. Sì. Cioè io ormai compro le cartucce solo per il bambino, lui si diverte tantissimo a fare le fotografie, che ovviamente esce la fotografia, e questo ovviamente mi fa anche, diciamo, risparmiare sul fatto di non utilizzare una Polaroid, perché se avessi il bambino alla Polaroid voglio spendere i milioni. 19 euro. Figurati che finisce il rullino e lui continua a scattare, quindi lascia immaginare. Avevo pensato ad acquistarla, sinceramente, la SQ20, SQ10, non mi ricordo sinceramente, però niente, mi sono poi sempre trattenuto, perché avere in mano, forse ero un po' nostalgico, avere in mano le 6X70 o anche una vecchia 600 non è la stessa cosa che prendere in mano
quel coso strano che è la Instax. Diciamo che l'Instax secondo me sta sviluppando anche diciamo delle istantanee un po' più interessanti, comunque la Sì, Fujifilm sta assolutamente. lavorando sopra. Ho visto alcuni lavori molto belli di alcuni fotografi, È una senza buona fare alternativa. Alberti e Company, però pure proprio Carlo Stella ha utilizzato lei, ha fatto delle belle immagini veramente con la Instax. Lui la usa di più rispetto Sì, diciamo che è una buona alternativa, sai, alla Polaroid, anche perché appunto uno Polaroid ora si sta puntando tutto sul digitale. La ribalta di Polaroid sta andando sul digitale e quindi in un modo o nell'altro cioè, ha ceduto, possiamo dire, il dominio delle istantanee a Impossible e a chi le sviluppa ancora. Cioè, non saprei ora, oggigiorno, chi produce le Polaroid. Cioè, sono rimasto che era Impossible, ma credo anche. No, poi c'è Polaroid, ha acquisito i laboratori Ah, del ok. Possible ed è diventata Polaroid Original, prima ora Di Polaroid. nuovo, di nuovo. È Proprio. ritornata alla ribalta, allora. Sì, ora è Polaroid, basta. Prima Ok. c'era Original, invece è sparito Original ed è rimasto solo Polaroid. Infatti si vede che quando scarichi una cartuccia, diciamo, di Polaroid, come si chiama poi, la batteria ancora è marcata Impossible. Quindi c'è, vabbè, questo non lo sapevo, mi ero perso questo passaggio. Devo dire la verità. Per concludere il nostro podcast, dato che siamo andati comunque oltre a prescindere dai 15 minuti, cosa che mi viene molto facile fare Sì, ma è ormai, piacevole parlare con te, dai. una cosa che mi interessa è sapere, Lucia, se c'è un'esperienza che tu credi che è importante fare oggigiorno attraverso la fotografia, cioè come la fotografia può essere uno strumento di realizzazione di alcune esperienze che magari generalmente non riusciamo a fare senza quello strumento. Allora, quello che bisognerebbe fare è lasciare i telefoni a casa. Prima di tutto, se si lascia il telefono a casa e si cammina solo con una macchina fotografica, tempi otturatore manuale, ovviamente, lì è quella è un'esperienza perché i primi sbagli sono le prime foto che tu ricordi per sempre. Almeno io tutti i miei sbagli me li ricordo. Cioè, quando mi misero in mano la prima macchina fotografica manuale, che era una Konica T4 di mio padre, mi disse, Interessante tieni. la macchina. Mi ci mise dentro il rullino, scatta, poi su 36 pose, una sbagliata, sfocata, tutto il resto niente, inutilizzabile. Tutto a Però posto. io conservo quella immagine ancora. Io dovrei anche io avere delle immagini, le prime immagini che ho fatto a rullino, che erano veramente sottoesposte, però devo dire la verità, non erano male. Cioè, almeno ce l'ho visualizzata nella mente, non saprei, forse ce l'ho in Italia in qualche pacco. Però ce l'ho nella mente, capito? Le ricordo ancora. Sì, sono quelle cose che rimangono. Ho detto, per me la prima cosa è lasciare i telefoni a casa, perché il telefonino, per quando io lo uso continuamente, tutti noi lo usiamo Sì. continuamente, però ha tolto qualcosa, la velocità con cui puoi scattare, avere una bella immagine, non è neanche una macchina digitale con cui l'altro pensi quando miri, pensi alla composizione, pensi a tutto ciò che ti sta accadendo attorno, però sei focalizzato sul tuo soggetto. Il telefonino invece ti permette, ta-ta, detto fatto, hai una bella Sì. immagine e ti dirò: sono veramente belle, nulla da Sì, ridire. no, ovvio, cioè ci sono. Dipende, io credo che con gli strumenti, cioè oggigiorno la fotografia non è più focalizzata, secondo me, cioè almeno da quello che è il mio punto di vista, non è focalizzata più sull'estetica dell'immagine. Oggigiorno, diciamo, la cosa che io credo sia più importante, almeno come curatore, te lo dico ora, è la ricerca della storia che c'è La dietro, la storia. ricerca della comunicazione che c'è dietro. Come tu comunichi con quella fotografia, quanto riesci a starci all'interno di quella storia. E ci sono poche le persone, sono poche ormai i fotografi o comunque gli appassionati di fotografia che riescono a mantenere un progetto a lungo termine, cioè, perché è tutto molto fast, tutto molto veloce, capito? Quindi cioè, non fanno l'immagine buona, tutto a posto, però poi c'è nel contenuto, cioè che cosa Rimane lì, mettere ferma lì. Io quello li chiamo che. francobolli, cioè ok, fatta l'immagine, Le rimane lì. immagini belle erano oggigiorno, cioè io non sono nemmeno, penso, figura di alcuni clienti,
Ho risposto, guarda, cioè, se vuoi immagini belle, ci sono miliardi di fotografi che fanno foto molto migliori rispetto alle mie, ma cioè, la differenza tra me e loro è il fatto che io te le vendo in una maniera differente. Certo, Questo è il fatto, cioè, so come utilizzarle magari a livello di marketing, come creativo, diciamo, io faccio soluzioni di marketing creativo. E quindi ovviamente le so utilizzare il prodotto in una maniera differente da un fotografo classico, però ecco, poi magari ci sono veramente tantissime persone che sanno fare fotografie molto migliori rispetto alle mie. sì, io pure non mi reputo eccellente, assolutamente. Io dico sempre che mi piace fotografare, un istante alla volta, nel Un senso, istante alla volta. sì, è vero, alla fine se ci vai a È pensare. mai capitato che ti sei pentito di aver utilizzato Polaroid perché hai scattato una foto e subito dopo è passato qualcosa, hai visto qualcosa e dovevi scattare subito la video? Continuamente, pure perché è strano, ma metto molto più tempo a creare un'inquadratura con la Polaroid rispetto ad altre macchine. E poi un sacco di volte scatto, ovviamente c'è il tempo di scatto, rilascio della Il pellicola, rilascio della e nel pellicola, frattempo, basta, ciao! capito? Magari tu stai là fermo, cioè ti prendi la tua immagine, pensi che è andato tutto bene, stai ancora guardando, passa qualcosa, dici, qua Sì. cazzo! Come un paio di estati fa feci la foto, cioè mi ostinai a fare una foto a una gamba che buttava acqua in una piscina che giocava con l'acqua, no? Su la Polaroid sono 8 scatti, la cartuccia avevo quella pure perché ora sono tornate le duochrome, ma prima erano quelle dell'Impossible, quindi le conservavo, le volevo utilizzare per un determinato scatto. Mi sono deciso ad utilizzarle, praticamente su 8 scatti 3 sono andati a buon fine e tutto il resto li ho buttati. Minchia. Questa è la piccola fregatura. Diciamo che non lo so, io non ritornerò mai più a scattare Polaroid, probabilmente. No? No, Cioè, io invece non l'abbandonerò mai. per me è troppo costoso. Cioè, nel senso che per quello che io ho nella mia passione di fotografia, cioè io sono un fotografo che scatta molto generalmente, con qualunque cosa, come Ma dicevi anche prima. io. Io mi porto, che ne so, tre macchine. Io mi porto dietro 3 macchine digitali, 3 macchine a rullino. Poi c'è una Minox nella tasca destra. È una Alpho nella tasca sinistra, quindi cioè, questo è più i due telefoni con cui scatto, quindi questo è il mio. Insomma, E poi non è che li utilizzo tutti nella stessa giornata, dipende, come le devo dipende avere. dal soggetto, alla cosa che devo fare, però per dirti, se faccio street photography, oggigiorno io utilizzo molto più il telefono Certo. che la macchina fotografica, soprattutto a Berlino dove cioè, è 5 su 10. Se la prendono e vogliono, si incazzano e vogliono fare la tarantella, diciamo è facile che è meglio farlo con il telefono che anziché con la macchina fotografica. È meglio non farli incazzare, diciamoci. Sì. Sì, no, anche se guarda, ti devo dire, l'ho detto in qualche podcast in inglese che spero sempre che qualcuno si voglia fare a botte, così io scatto nel frattempo prima diciamo e il dopo. Sì, certo, il dopo Sono è momenti preoccupante. che penso sempre ai grandi fotografi in America, sai, Sì. quelle fotografie ruvide, cattive, e dico, cazzo, anche io la voglio fare, cioè. Certo. Ma quelle sono per esempio delle foto che, ecco, io trovo interessanti, un po' complicate a farle con la Polaroid, però ci provo, infatti non so se ci ha fatto caso, parecchie mie immagini ci sono dei movimenti, cosa che con la Polaroid non dico che è complicato, però sbagli, non hai sempre il risultato che vuoi ottenere. Ne sta una in particolare interessante sulla spiaggia con i bambini che stanno, chi sta salendo, chi sta seduto, chi sta cercando. Bella, mi piace, molto interessante, molto bella questa immagine. Però poi questa l'hai fatta con la Fujifilm, non l'hai fatta con la Ah, sì, Polaroid. vabbè, sì, no, con la Fuji, però la feci, sì, in Sicilia. Poi ci sono, sì, sicuramente mi piacciono molto i nudi come li gestisci. Cioè, sono anche soprattutto c'è una serie. Di una bocca ci sono questi incroci tra le braccia, eppure mi piace tantissimo. Sì, Cioè. assolutamente, quelle lì vengono da un shooting che fece in studio, quelle là sono un po' più vecchiotte, me ne sono, cioè vecchiotte, proprio risalgono a qualche tempo fa. Fece uno shooting in studio
quando ho già chiuso lo studio, diciamo, tra virgolette, però questo personaggio ha voluto me come fotografo e quindi sono ritornato a fotografare gioielli erano. E però ovviamente col fatto della Polaroid ho detto, beh, fermatevi tutti, avevo tre o quattro modelli a disposizione, mi diverto pure io e mi sono fatto gli scatti miei. E poi sì, ci sono comunque, c'è una fotografia, non so, di una mano che ferma un'altra mano di un anziano. Sì, certo, quello e è tu... Mario, era un personaggio, sono stato... state fa a Rapallo, era un personaggio che purtroppo è morto, molto particolare, veramente un bel vecchietto, sembrava vecchio ma era praticamente quasi coetaneo mio, e me lo sono, siamo stati insieme una giornata, non, so, non è solo quella, ci sono altre foto di Mario, sì, un bel personaggio, queste sono le foto di personaggi, ecco, non inserisco magari il viso, però ci sono dei particolari loro che mi interessano e riesco a inserirli. Ce n'è un altro... questo sfocato, no? mi interessa molto, perché comunque questa tipologia di fotografia un po' mosso, un po' sfocato, che ha poi questo, non so come definirlo in italiano, devo dire la verità, ma sembra quasi che la fotografia passata, in un senso sia sotto l'acqua, non lo so, stia nuotando in una, sai, è interessante perché secondo me rappresenta molto il concetto che noi abbiamo di sogno e di realizzazione del sogno nella nostra mente. Questa è la Polaroid, questa per me è la Polaroid, per questa è la parte interessante, secondo me è sì, molto sì, interessante in quello che è il risultato. Vabbè, ti ringrazio Mario per questo podcast. Sicuramente, sicuramente ci faremo un'altra bella chiacchierata in futuro, così continuando a parlare di fotografia e non solo. Certo. Ti ringrazio ancora, per chiunque voglia vedere il lavoro di Mario, link in descrizione, e ci sentiamo presto. Di nuovo, ciao, grazie Emiliano. Ciao, ciao Mario. Ciao. Thanks for listening to our podcast. Learn more about our project at allmylinks.com/BerlinExplorer or visit our Instagram and follow Berlin Explorer Project.